Buongiorno e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un lavoro eseguito col pirografo, un orologio e il montaggio dello stesso. I numeri romani sono stati disegnati con un pirografo, quindi abbiamo scritto con il fuoco, scrivere con il fuoco. E qui stiamo adattando la boccola per poter inserire un meccanismo al quarzo, un movimento di orologio, per realizzare quindi un orologio da parete. Stiamo portando il diametro del foro alla giusta misura. Adesso tra breve riusciremo a inserire la boccola. Ecco, qui stiamo inserendo il meccanismo al quarzo, usiamo un attrezzo apposito per poter fissare bene la boccola al filetto dell'orologio. Ecco, qui vedete il retro dell'orologio. E poi andremo a inserire nell'ordine la lancetta delle ore, quella dei minuti e quella dei secondi. Ecco, questa qui è quella delle ore, è una lancetta barocca. Poi inseriamo la lancetta dei minuti. Adesso abbiamo inserito qua delle ore. Minuti. E poi si finisce con i secondi. Poi inseriremo la batteria e il nostro orologio è pronto per funzionare ed essere posizionato su un tavolo con un piedistallo oppure il meccanismo sul retro dotato di un attacco di un gancetto per poter essere appeso al muro. Ecco qua, vediamo. Abbiamo scelto un meccanismo continuo, non fa rumore, non si sente il classico tic-tac. Questo è un movimento silenzioso e continuo. Grazie per l'attenzione.